È mattina, sono le 7. Mamma mi ha appena svegliato, almeno ci ha provato. Sono così stanca ultimamente, reduce da pomeriggi passati davanti al computer. Mi alzo, ho ancora un po' di tempo prima che inizi la prima video lezione e controvoglia vado a prepararmi. Rifaccio il letto, vado in bagno, mi cambio, faccio colazione, leggo qualche pagina del mio libro. La solita routine, sempre uguale, ogni giorno da mesi ormai. Accendo il computer e mi collego, anche qua la solita routine. Guardo fuori dalla finestra e mi accorgo che oggi c'è il sole. Finite le lezioni mi metterò un po' in giardino, penso immediatamente più sollevata. Il sole mi fa questo effetto, è come una medicina per il malumore e per la monotonia. Il tempo passa tra le lezioni e le pause, così in fretta che non me ne accorgo neanche. Sono già le 2. Pranzo, faccio i compiti e passano altre ore senza che io me ne accorga realmente. Passo un po' di tempo a leggere e addirittura continuo a dipingere il disegno che ho cominciato ormai mesi fa, ma che sempre per mancanza di tempo non riesco a finire. Finalmente riesco a stendermi sul letto. Ormai è abbastanza tardi e so che dovrei tentare di dormire. Prima di farlo, però, mi prendo un momento per ripensare ad oggi, alle cose positive e a quelle negative. Ne è valsa la pena di vivere questa giornata? Non so ancora darmi risposta, quindi cerco di ripercorrere mentalmente tutto quello che ho fatto, tutte le mie emozioni. Questa mattina non avevo proprio voglia di alzarmi. Oggi era uno di quei giorni in cui avrei preferito qualsiasi cosa al cominciare la giornata. Non proprio un fantastico inizio, lo so. Sono andata in bagno e nel mentre ho ascoltato le mie canzoni preferite. E come sempre la musica ha migliorato drasticamente il mio umore. Ho passato il pomeriggio nel mio giardino, leggendo un libro e ascoltando musica, con il sole che mi dava quella sensazione di tepore e tranquillità. Va bene non aver fatto nulla di chissà quanto entusiasmante oggi, non posso farci molto. L'unica cosa che posso fare è sapermi innamorare delle piccole cose che mi accadono e che mi circondano, anche nella monotonia. Il profumo dei fiori del mio giardino, le pagine di un libro sotto le mie dita, il calore del sole, un messaggio o una chiamata da un amico. Letteralmente qualsiasi cosa che allevi questa sensazione di noia e monotonia perenne. In conclusione, quindi, direi che questa giornata ne è valsa la pena.